coupé o cabriolet? Perché non entrambi? Il design della targa prevede un tetto panoramico in vetro che costituisce parte integrante della scocca. E mentre il rapporto col cielo è stato reso più trasparente, quello col terreno si è fatto più solido grazie alla trazione integrale. La quantità di carburante iniettata direttamente nel motore è regolata elettromagneticamente e con grande precisione, in modo da controllarne l'efficienza e la potenza e migliorarne il sistema di raffreddamento interno. L'impianto, da 3,8 litri, può generare ora 385 cavalli a 6.500 giri al minuto. Sviluppata sulle basi della 911 Carrera, dalla quale eredita il basso coefficiente di attrito, la targa 4S ha prese d'aria più ampie che potenziano il sistema di raffreddamento e le conferiscono un aspetto ancora più dinamico. I maestosi fanali posteriori a LED sono disegnati sull'alettone e si rivelano inconfondibili soprattutto di notte. Centrale all'inseguimento di un veicolo sospetto su Cascade Terrace. Affermativo, rientro, passo. Presenza di strisce chiodate, blocco stradale posizionato davanti a te. Il sospetto è fuori strada, avvistato l'ultima volta diretto alla capanna. Ora è in stato di arresto, portatelo dentro. Pensata per la pista, padrona della strada. Per 20 anni le prime 3 serie sono state impiegate esclusivamente nel mondo dello sport. La BMW M3 Coupé di quarta generazione si prepara ad aggiungere il tocco finale alla perfezione.
Il motore M-Power è un vuoto leggero ad alta rotazione e ad aspirazione naturale, posizionato nella parte anteriore dell'M3. Può raggiungere i 420 cavalli a 8000 giri al minuto, sale oltre gli 8400 giri al minuto e fornisce le migliori prestazioni sotto sforzo. Il particolare tettuccio in plastica rinforzata con fibre di carbonio riduce il peso dell'auto e ne abbassa il baricentro, mentre le prese d'aria sul cofano, spoiler posteriore e il diffusore minimizzano la portanza. La competizione è nel DNA della BMW M3 Coupé. Incidente stradale, ripeto, incidente stradale.
stato arrestato, ritirarsi. Ha subito dei danni.
evitata, ripeto, striscia chiodata evitata, continuare l'inseguimento. Ok, la fermata sta virando il bordo. Confermato, agente, faccia attenzione. All'inseguimento di una BMW blu. La ZR1, nome in codice Blue Devil, è il modello di corvette più potente e costoso di sempre. È la prima corvette in commercio a superare i 320 km orari di velocità massima e una delle poche in grado di eguagliare le prestazioni di auto esotiche che costano almeno due volte tanto. La ZR1 utilizza lo stesso telaio in alluminio della Z06, ma le sospensioni sono state modificate e ottimizzate per i larghissimi pneumatici dell'auto. Per raggiungere le prestazioni ambite, al V8 da 6,2 litri è stato aggiunto un compressore volumetrico. La potenza viene spinta così fino all'incredibile soglia dei 628 cavalli a 6500 giri. Il tetto rialzato in fibra di carbonio incorpora un pannello in policarbonato trasparente che rende visibile l'intercooler e rende la Chevrolet Corvette ZR1 immediatamente riconoscibile. Centrale a tutte le unità, gli agenti hanno bisogno di supporto su Fox Lair Pass. A tutte le unità, situazione d'emergenza, rispondete prima possibile. Yeah.
Ti è stato concesso il livello più alto di supporto all'inseguimento. Il comando approva l'invio di unità aeree. Durante un inseguimento puoi servirti dell'unità elicottero. L'unità aerea cercherà di seguire il sospetto e di obbligarlo a fermarsi. Gli elicotteri cercheranno di rilasciare strisce chiodate davanti al sospetto in fuga. Le unità hanno carburante limitato, inoltre le richieste con saggezza. Leggenda senza compromessi. È la moderna interpretazione della classica eredità Mustang. Sfruttando le linee sinuose che emergono dall'accurata lavorazione delle superfici, gli ingegneri della Ford hanno raggiunto un risultato apparentemente impossibile: conferire ancora più potenza a quest'auto iconica. Sotto il cofano arrotondato si cela un mostro furioso che attende solo di essere liberato. Il motore V8 sovralimentato da 5,4 litri è stato perfezionato grazie anche all'esperienza accumulata con l'edizione per il 40° anniversario della Shelby GT500 KR. Ora vanta maggiore potenza, maggiore coppia e una più alta efficienza nel consumo di carburante. I ritocchi alla forma e le componenti sigillate incanalano l'aria attorno all'auto, incrementandone la deportanza. Sulla parte anteriore della vettura sono presenti uno splitter migliorato e un cofano flash che la differenziano dal modello base della Mustang. Agenti all'inseguimento di una Audi TT diretta a est sulla Lakeside Avenue. Confermato, il sospetto sta violando tutti i limiti. Si richiede supporto. Intercepto di supporto in arrivo. Affermativo comando, da interceptor sulla scena, di ritiro. Interceptor supporto aereo autorizzato per la durata dell'inseguimento, non perderlo. Sistemi offensivi non operativi, agisci direttamente. Di strisce chiodate nella tua area, procedi con cautela. Chiodata evitata, ripeto, striscia chiodata evitata, continuare l'inseguimento. Unità elicottero in volo in attesa delle coordinate del bersaglio. Il veicolo ha subito danni.
Rodata evitata. Mi autopattuglia è gravemente danneggiata. Supporto aereo pronto, in attesa di ordini. Sta cercando di seminarsi fuori strada, continua l'inseguimento. Suspetto è pesantemente danneggiato, procedo all'arresto. Fermato, ottimo lavoro. Situazione di emergenza su Fairview Road. C'è stato un contatto, il mio veicolo ha subito danni. Il suspetto è stato mutato per eccesso di velocità. Sistemi offensivi non operativi, agisci direttamente. C'è stato un contatto, subito dei danni. Attivato, agganciamento del bersaglio in corso. È stato un contatto. A tutte le unità, sistemi offensivi fuori uso, sospetto un zone disturbo. A tutte le unità, tutto degli IEM in zona è autorizzato, ripeto, IEM autorizzati. Questo è stato mutato per eccesso di velocità.
73 approvato, blocco stradale in posizionamento davanti a te. Blocco stradale fallito, ripeto, blocco fallito. IEM ha mancato il bersaglio, IEM ha mancato il bersaglio, a tutte le unità continuare l'inseguimento. Blocco stradale sulla scena, dove vi servono? A tutte le unità, l'utilizzo degli IEM locali è autorizzato. Fermo, blocco stradale posizionato. Il bersaglio è stato arrestato, ritirarsi. Situazione di emergenza su East Gorge Freeway. C'è stato un contatto, ha subito dei danni. Thank you.
SCPD. A tutte le unità, blocco stradale posizionato più avanti. Gas diretto verso Strip. Il blocco stradale, incidente col sospetto alla nostra posizione. Striscia chiodata piazzata, confermiamo striscia chiodata alla vostra posizione. Striscia chiodata evitata. A tutte le unità, strisce chiodate autorizzate. Attenzione alla strada, i piloti stanno usando le strisce chiodate. Il bersaglio è stato arrestato, ritirarsi. L'SCPD riduce il divario con i piloti. Costituisce l'ostacolo più efficace e più costoso. Le Porsche Cayenne Turbo renderanno più impenetrabili i due blocchi stradali. Blocchi stradali dell'SCPD in collaborazione con Porsche. I poliziotti hanno aumentato l'uso della forza. Per contrastarlo, la tua auto è dotata di un disturbatore. Quando sei inseguito, puoi attivare questo dispositivo per disabilitare le comunicazioni e le armi della polizia per un tempo limitato. Mentre attiva, quest'arma ti mostrerà anche le posizioni di eventuali posti di blocco della polizia. Attivare il disturbatore richiede molta energia, quindi non puoi usarlo spesso.
qui un gruppo di veicoli che procedono sul percorso fluvento. A tutte le unità registriamo un malfunzionamento delle comunicazioni con comandi di operatività. Nella tua area, procedi con cautela. 10:50 al blocco. Striscia chiudata disponibile. Rilevo un segnale di agganciamento IEM, cerca di evitare. Attivato. Tutte le unità, sistemi offensivi pulito, reindirizzamento.